Siete nella galleria Manui, quindi adesso andrò a illustrarvi le opere, poi lasciamo la... grazie di essere qui. Abbiamo fatto una sinergia con lo studio Pirovella, perché noi siamo 22, loro sono 20, quindi era destino che ci incrociassero per un paio di metri. Al di là delle battute, siete in casa di una società di gestione del risparmio che, per chi non ci conoscesse, ha prodotti a investimento a ritorno assoluto, soprattutto nel mondo degli investimenti alternativi. Abbiamo un certo tipo di clientela di letteratura che viene definita sofisticata, cioè, quindi anche esigenze fiscali evolute. E parlando proprio con Luca Antonello, che ci seguono anche nelle nostre vicende sia di fondi sia di societario, abbiamo deciso di fare questo evento ristretto per renderlo anche più possibile interattivo. Quindi da qui è venuta l'idea di organizzare il pomeriggio di oggi. Siete degli eroi perché avete affrontato il salone, le 5, il tema fiscale, quindi direi che vi taccio. Il mio compito era solo quello di dirvi che alla fine si beve un bicchiere di bollicine, quindi resistete fino alla fine perché vi dicono che il vino è buono e i relatori sono in gamba. Quindi presento Luca Valdamieri e Antonello Silvestri, che non so se c'è anche un altro collega, no, vi è tornato voi due, giusto? E però veramente rendiamola più interattiva possibile, perché l'ho pensato in questo modo, subito se ci sono domande e poi se ci sarà tempo anche su altre tematiche che possono essere parallele, tipo la voluntary, Luca e Antonello sono a disposizione. Grazie, vi lascio la parola. Grazie Stefano. Buongiorno a tutti. Una piccola premessa, no? Il tema apparentemente sembra poco affine, no? Un po' a tutto il tema dell'asset management, delle gestioni, dei vari prodotti. In realtà questo il tema di cui parleremo oggi, che è il regime sostanzialmente della flat tax, che è appena stato introdotto in Italia, indirettamente presenta degli spunti interessanti per voi e per i vostri clienti, perché sostanzialmente viene a creare un regime fiscale di favore in Italia, quindi potenzialmente l'Italia diventa un paese attrattivo per i cosiddetti high net worth, quindi persone che dispongono di un patrimonio tipicamente immobiliare molto elevato e che si trasferiscono in Italia in virtù di questa nuova normativa. E quindi il tema diventa poi approcciare questa tipologia di potenziali clienti per la gestione del patrimonio, che poi vedremo rimarrà necessariamente al di fuori dei confini italiani. No? Quindi già una cosa, un elemento, un'informazione che vi do è che questa normativa agevola fiscalmente i redditi e i patrimoni che rimangono al di fuori dell'Italia. No? Quindi questa agevola poi soggetti intermediari che sono in grado in qualche modo di intercettare questi capitali che rimangono all'estero. Quindi i temi in agenda essenzialmente sono due: uno è il regime di tassazione forfevole della flat tax, e l'altro, che può essere sempre interessante, è il nuovo regime per i lavoratori impatriati, cioè per i lavoratori che sono stati residenti o svolgere un'attività di lavoro all'estero e rientro in Italia per svolgere un'attività di lavoro dipendente o autonomo. No? Quindi sono, direi, tutte e due tipologie di soggetti residenti all'estero che rientrano in Italia, semplificando, quelli più ricchi rientrano col regime della flat tax, quelli che rientrano invece per svolgere un'attività lavorativa possono rientrare col regime degli impatriati. Con queste, cioè queste due normative sostanzialmente, più un'altra serie di normative che in realtà il governo Renzi ha voluto introdurre, hanno lo scopo evidente quello di attrarre persone, capitali, investimenti nel nostro paese, un po', devo dire, copiando, mimando normative analoghe che sono esistenti, che esistono in tanti paesi esteri, no? Cioè, tipico caso la Spagna con la legge Beckham, la Francia, che nonostante sembri un paese ad alta fiscalità, soprattutto
materia successoria, comunque ha dei regimi di favore sui lavoratori impatriati, per 5 anni esentano, la Spagna lo stesso, il Portogallo, il Belgio, il regime dei non-dom UK, no, che è famoso, tutti più o meno sanno che esiste un regime di favore nel Regno Unito da tanti anni. Ecco, l'Italia si è un po', devo dire, allineata a queste forme di competizione fiscale in ambito europeo, in ambito internazionale. Quindi non mi aspetto, tra l'altro, critiche in sede comunitaria, no? Perché tipicamente questi provvedimenti, quando li introduce l'Italia, dicono no, è contrario alle norme europee perché crea competizione. In questo caso la normativa sulla flat tax è stata un po' disegnata prendendo spunto dalle normative di altri paesi e quindi dovrebbe essere esente da questo tipo di critiche. Una cosa che mi dicono sempre loro adesso, legge, c'è il provvedimento attuativo, c'è il modello, c'è tutto pronto. È tutto vero, come mi ha detto ieri un è vero? Quello che dicono i miei clienti è ma chissà quanto durerà, no? Esatto. Però vabbè, insomma, per il momento c'è questa normativa, esiste, fa parte integrante sostanzialmente del nostro testo unico, ci hanno fatto una modifica alla principale legge fiscale italiana, quindi è probabile che è una normativa che duri per un po', anche perché è vero che è una normativa di particolare favore, ma è anche vero che è in grado di attrarre e intercettare persone fisiche che altrimenti non verrebbero in Italia, cioè non atterrerebbero nemmeno, al massimo farebbero degli investimenti indiretti o farebbero le vacanze, no? Tipicamente, non so, russo prende la casa a Forte del Marmo in Sardegna, ma non avrebbe mai pensato di trasferirsi in Italia, far studiare i figli, fare degli investimenti, no? Quindi vediamo che c'è un vincolo di copertura. Tutto ciò che è un top rispetto, quindi non costa nulla lo Stato, dunque sono in grado di attrarre, no? Quindi queste sono le caratteristiche, direi, principali. Allora, la decorrenza è dal 2017, quindi una norma che già esiste, c'è la legge, c'è il provvedimento attuativo, c'è il modello per esercitare l'opzione. È un regime opzionale, quindi il soggetto, persona fisica che si trasferisce in Italia può decidere se beneficiare o meno di questo regime, se no quando decide di non farlo. Si applica diversamente al regime esistente in altri paesi, tipo Svizzera, UK ad esempio, si applica anche ai cittadini italiani, quindi una norma che potenzialmente favorisce anche il rientro di cittadini italiani residenti all'estero da tanti anni. È semplice, prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva di 100.000 euro all'anno, la quale sostanzialmente è omnicomprensiva e assorbente di qualsivoglia forma di tassazione applicabile ai redditi di fonte estera, intesi come redditi derivanti da fonti situate al di fuori dello Stato italiano. Quindi con 100.000 euro io praticamente assorbo la tassazione di ogni tipologia di reddito estero. È anche prevista una esenzione totale, sempre relativamente al patrimonio estero, da imposte di successione e donazione, no? Quindi questo permette anche durante il periodo di residenza e di applicabilità di questo regime eventualmente di fare anche delle sistemazioni patrimoniali successorie in totale esenzione, no? Per la verità l'Italia non è un paese ad alta fiscalità in materia successoria, perché si paga praticamente il 4%, abbiamo le nostre franchigie, però sempre rumors di incremento di imposte, di modifiche alle aliquote, alle franchigie, così. Questa è un'opportunità perché permette di non pagare nulla ovviamente su beni situati all'estero, e la durata è molto lunga perché stiamo parlando di un periodo fino a 5 anni. Ovviamente è revocabile, nel senso io posso decidere una volta entrato in questo regime, 15 anni, posso decidere di uscirne revocando l'opzione esercitata all'inizio. Come adesso io vado veloce e poi lascerei spazio alle domande. Questa opzione si esercita essenzialmente in due modi: o con la presentazione di una dichiarazione dei redditi, quindi io nella dichiarazione dei redditi
dell'anno sostanzialmente successivo a quello del trasferimento in Italia, nella dichiarazione verrà modificato il modello unico, compila una sorta di checklist, esercito l'opzione. E poi, quindi liquido i miei 100.000 euro e non dichiaro tutti i dati asset esteri. Oppure l'alternativa, che in realtà era quella prevista dalla legge, era quella di presentare un'istanza di interpello. Quindi l'istanza di interpello sostanzialmente, che è un'alternativa rispetto a quella della dichiarazione dei redditi, consente di conoscere preventivamente il parere dell'amministrazione finanziaria in relazione al proprio status. Andiamo avanti. Qual è la condizione principale? La condizione principale per beneficiare di questo regime è quello di diventare residenti fiscali italiani. Come si diventa residenti fiscali italiani? È molto semplice. Di solito noi siamo abituati al contrario, no? Ad analizzare situazioni dove è complesso perdere la residenza fiscale italiana. Acquisire la residenza è semplice perché sostanzialmente basta essere iscritti all'anagrafe della popolazione residente. Quindi questa normativa tra l'altro non richiede la permanenza in Italia per più di 6 mesi all'anno, ma basta semplicemente iscriversi all'anagrafe o in alternativa avere in Italia il proprio centro di interessi vitali, no? Il Center of Life Interest che troviamo anche nelle convenzioni. Sul tema poi della residenza fiscale, il dottor Silvestri vi parlerà di quelle che possono essere le problematiche non tanto italiane, ma quelle estere, derivanti non tanto quindi dall'acquisizione della residenza fiscale italiana, ma quanto quella della perdita della residenza nel paese da cui provengo. No? In questo caso il fisco da fuori che attacca. Esatto, il problema non siamo noi questa volta, ma il problema sarà, esempio, so, il fisco inglese che dice hai tenuto qua il lavoro, la casa, i figli eccetera eccetera, quindi non hai mai in qualche modo interrotto, cessato i tuoi ties, i tuoi legami con l'altro paese. L'altro requisito è quello di essere stati non residenti fiscali italiani per almeno 9 anni dei 10 precedenti il trasferimento. Quindi essenzialmente 9 anni sugli ultimi 10 sostanzialmente devo essere stato fiscalmente residente in Italia. Perché hanno utilizzato questo 9 su 10? La curiosità è semplicemente che siccome io posso già da quest'anno beneficiare del regime fiscale anche se mi sono trasferito in Italia nel 2016, no, altrimenti o addirittura nel secondo semestre del 2015. O addirittura nel secondo semestre del 2015. Con questa, diciamo, produzione hanno inteso far beneficiare anche quei soggetti che altrimenti non avrebbero potuto beneficiare. Quindi sostanzialmente per entrare in questo regime esistono due possibilità. Abbiamo detto o la dichiarazione dei redditi oppure l'istanza di interpello. È ovvio che nella maggior parte delle situazioni sarà consigliabile suggerire al cliente, al contribuente di presentare un interpello. Perché? Perché con l'interpello io posso presentare quando ancora non sono diventato residente fiscale italiano, quindi ancora prima, posso conoscere qual è il parere del fisco in relazione alla mia situazione. Quindi presento l'interpello, descrivo la mia situazione, descrivo se ho mantenuto in Italia, non so, immobili, se trascorro in Italia più di 90 giorni all'anno, quindi farò tutta una serie di dichiarazioni e a questo punto l'Agenzia delle Entrate in qualche modo mi mette una bolla papale e mi dice sì, tu puoi rientrare in questo regime e a quel punto non è più in discussione l'applicabilità della flat tax. Mentre i casi di autovalutazione, secondo me, il fai da te è molto rischioso, no? Poi vediamo perché. Perché sia nell'autovalutazione sia nell'istanza di interpello sostanzialmente io devo compilare una checklist. No? Quindi la checklist, andiamo a vedere, è divisa in 4 sezioni, quindi la checklist vale un po' per tutti. No? Se io presento l'interpello devo allegare la checklist, se io invece opto per questo regime in sede di dichiarazione, la checklist la compilo direttamente nella dichiarazione dei redditi.
In sostanza questa checklist serve ad accertare che effettivamente nei periodi precedenti, quindi negli ultimi 10 anni, non sono stato fiscalmente residente in Italia, ma quindi questa piena dipendenza dell'agevolazione. Adesso, senza entrare nel dettaglio, la checklist pone tutta una serie di domande, no? Specialmente gli italiani residenti a Londra o residenti all'estero, leggendo la checklist, probabilmente l'80% non potranno rientrare nella flat tax, quindi molto interessante, ma poi leggendo ad esempio coniuge e o figli residenti domiciliati con dimora abituale in Italia, no? Quindi già se io sono stato all'estero ma ho mantenuto la famiglia in Italia, non ci rientro. Stabili legami personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia. Svolgimento di cariche sociali in società e enti residenti in Italia, magari ho ottenuto, non so, una carica in un SRL immobiliare di famiglia, faccio un esempio, no? Già ho un problema, perché più casellini si barrono, più l'agenzia delle entrate sarà portata in qualche modo a non permettermi l'applicazione del regime. Secondo me c'è anche di più, cioè questa checklist per molti pensano di rientrare nel regime e in qualche modo pensano di poter fare da soli, rappresenterà in realtà una sorta di trappolone, perché la gente è entrata, il bello negativo si passa alla cittadina. Esatto. No, ho avuto un caso adesso, continuano ad arrivare le richieste, è arrivato un caso la settimana scorsa, tra l'altro, di un investment banker che seguivo 20 anni fa, no? Ho cominciato a dire, vabbè, compilami la checklist, tac, 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 e ho detto, guarda, secondo me presentiamo magari l'interpello, valutiamo, però io forse non lo presenterei nemmeno, perché il rischio è veramente di trasformare questa istanza, questo interpello, in un autogol. Poi di fatto è speculato, nel momento in cui la funzionalità del ritiene non ci siano i requisiti per avere l'interpello positivo, automaticamente considerano residente, e quindi dicono, ma tu negli ultimi 5 anni non hai mai presentato dichiarazione dei redditi, non hai mai dichiarato i redditi di fonte estera, non hai pagato le tasse in Italia, no? Scusa, questo vale per 9 su 10, cioè se sì. Uno è a metà e i figli per esempio arrivano a scuola a settembre, sì. Del 2017, sì. Ma quello infatti vale, nel senso che uno la richiede per il 2018, non è messo. No, l'importante è che negli anni precedenti che è difficile per un italiano, no? Perché vuol dire il nostro paese, la cittadinanza e i legami, il paese d'origine comunque hanno creato delle relazioni sia di natura culturale, affettiva, patrimoniale, che è difficile interrompere, no? Io sono più che Carlo, questa legge, quindi, che io leggendo sul giornale, perché credo che non è stata fatta per fare in aria italiana, ma per fare in aria. Beh, anche per far entrare. Sì, adesso magari sono andato in sì, no, l'idea era pensare al russo, al cinese. Io russo che non è mai stato in Italia, magari poi tanto esercito in Italia, di fatto è quello. È chiaro che in quel caso, per caso la checklist neanche si ha. Soggetto estero. È ovvio che il tipico russo che viene in Italia a fare le vacanze ma non ha mai pensato di acquisire la residenza, non ha avuto altri legami, parlerà a tutte le caselline, no, più o meno, no? Sì, sì, perché io faccio un po' di immobiliare, sono già 2 clienti che sembra che ho già per scontato la cosa, sono 2 svizzeri, tra l'altro è lui di Basilea. Mi hanno detto cercaci uno, c'è la residenza qua. Per loro, ad esempio, per gli svizzeri è molto interessante, perché la Svizzera, come UK, è uno dei paesi dove ai cittadini svizzeri non si applica il forfè. Cioè, la Svizzera ha tipicamente il regime del forfè, ma ai cittadini svizzeri non si applica. Quelli secondo me, ecco, cioè, l'errore è essere un po' troppo superficiali, non tanto lato italiano, no? Perché se lo svizzero non è mai stato in Italia, sempre ha lavorato a Basilea, ha vissuto lì,
acquistano immobili a prendere residenze, viene qua a godersi la pensione, no? L'App Italia, la checklist, l'interbello va liscio come l'olio. Il vero problema è la Svizzera, perché tra l'altro, dopo si dirà meglio, le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono sostanzialmente delle clausole antiabuso. La Svizzera non è quella, no? Quindi hanno un problema se hanno ad esempio redditi di fonte svizzera, quindi se hanno dei dividendi derivanti dall'impresa svizzera, se hanno redditi, cioè il tema ce lo possono avere non tanto in Italia quanto nell'altro paese. Quindi la valutazione che deve essere fatta è in primis l'applicabilità o meno del regime dato Italia, ma poi bisogna lavorare con il fiscalista estero per accertarsi che non ci siano tematiche di tassazione nello Stato estero, perché è un tema di applicabilità delle convenzioni, di applicabilità delle ridotte, previste dalla convenzione. Se la convenzione non è applicabile posso avere dei problemi, no? Oppure posso ovviare spostando i miei capitali, no? Avendo la custodian, avendo la depositaria e scegliendo una tipologia di prodotti e di investimenti che non prevedono una tassazione in uscita nei confronti di soggetti che non sono, diciamo così, residenti in Italia a fini convenzionali, no? Quindi c'è una complessità ulteriore. Quindi vabbè, la checklist sostanzialmente tende a intercettare tutto quello che può essere un collegamento in Italia, no? Disponibilità di immobili, partecipazioni in società, disponibilità di rapporti finanziari con istituti italiani. Tipicamente, cioè, gli italiani, anche se abitano all'estero, magari si tengono il conto di quando erano studenti in Italia, hanno l'immobile, il papà e la mamma gli hanno fatto la donazione della nuda proprietà dell'immobile, vengono a fare le vacanze in Italia. Insomma, sono situazioni sempre un po', devo dire, miste. Non rispondere sì a una di queste cose? No. Però quello, il suggerimento è sempre fare l'interpello. No, perché nessuno deve mai realizzare questa cosa. No, però diciamo così, warning, no? Cioè, se io già nell'interpello metto sì praticamente a tutto, allora insomma, ci facciamo una chiacchierata e lo valutiamo. Basta. Luca, io ho una domanda sull'interpello, sì. Quindi fisicamente mandi, no? Questo in quanto tempo rispondi? 120 giorni. In 120 giorni sono obbligati a rispondere. Sì. Cioè, mai stato un caso del genere, tutti aspetti che ci saranno, in questo senso, sì. Sono in grado di rispondere, quindi. Sì, adesso mi pare che un po' la situazione sia che tutti aspettano che lo presenti qualcun altro. C'è anche un tema da valutare esattamente, perché siccome il pagamento dell'imposta sostitutiva è il 30 di giugno, sì. Allora bisognerebbe basarsi in modo da avere la risposta prima. Sì. Cioè, tu dici, se vuoi beneficiare devi fare entro il 30 di giugno, quindi l'interpello, cioè, la risposta deve fare rischiare di pagare l'imposta sostitutiva. Quindi facendo i conti, bisogna l'interpello adesso. No, lo presenti, esatto. Quest'anno nell'ottica di acquisire la residenza fiscale, quest'anno per l'anno prossimo. Molti stanno pensando a quello. Quindi, molti stanno pensando, presento l'interpello adesso a giugno, luglio, a settembre, nell'ottica di acquisire la residenza fiscale l'anno prossimo. Anche perché è una cosa che non si è detta prima, l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo, siamo noi la Spagna, quanto mi risulta, che abbiamo questo concetto di residenza fiscale o tutto o niente, nel senso che se io rientro in Italia a settembre, quindi diciamo così, il tipico soggetto interessato alla flat tax si trasferisce in Italia ad agosto a settembre, scrive i figli a scuola, presenta l'interpello, no? Perché le scuole iniziano a settembre. Nella sua situazione, per tutto il 2017, è considerato fiscalmente non residente in Italia. Quindi, se l'interpello poi è negativo, ha la possibilità, entro maggio, giugno dell'anno successivo, di tornarsene a casa sua, passando indenne, okay. Fatto quasi un anno in Italia,
come non residente, quindi senza pagare le tasse sui redditi di fonte estera. Quindi bisogna pianificare il timing della presentazione dell'interpello, però tipicamente se io il mio progetto è diventare residente nel 2018, lo presento nel 2017, valuto poi se fermarmi in Italia oppure fare questo soft landing e poi ripartire subito, no? Altre curiosità, diciamo, nel momento in cui rientro in questo regime di favore, quindi mi viene validato sia con la dichiarazione dei redditi sia con l'interpello, l'Agenzia delle Entrate informa il mio ultimo stato di residenza, quindi il cliente di Basilea che si trasferisce in Italia, il fisco svizzero riceverà l'informativa che il suo cliente si è trasferito in Italia e beneficia di questo regime, no? Quindi lo scopo, devo dire, è duplice: da un lato il tema che abbiamo detto prima di applicabilità delle convenzioni, dall'altro quello anche di evitare un aggiramento dello scambio di informazioni automatico che per molti paesi parte da quest'anno e che per altri paesi tipo Svizzera e Austria partirà dal 2018. Perché in altre parole io potrei sfruttare questa norma italiana per la Svizzera, vengo in Italia, a questo punto non ho dichiarato in Svizzera un patrimonio mobiliare, magari detengo a Jersey, a Dubai, da altre parti, e così faccio una sorta di bella pulizia della mia situazione. Quindi vengo in Italia, mi godo i soldi che ho a Dubai e agli svizzeri non dico niente. La Svizzera cosa potrebbe fare un domani? Nel momento in cui viene a sapere che sono residente in Italia, che sono in questo regime di favore, potrebbe fare uno scambio di informazioni con l'Italia. Siccome il CE, adesso non voglio allargare troppo, ma il Common Reporting Standard, che è lo standard globale di scambio di informazioni, non è disapplicato per questi soggetti che vengono in Italia con la flat tax. Quindi significa che il fisco italiano, anche se non se ne farà nulla dal punto di vista fiscale, riceverà da tutti i paesi dove sono situati i conti finanziari del soggetto che vive in Italia, riceverà le informazioni relative alle attività finanziarie estere. Quindi la Svizzera potrebbe dire: cara Italia, mi fai sapere se tu hai ricevuto informazioni da altri stati relativamente a conti esteri? Cioè, sembra fantafisco, però lo scopo un po' è quello, no? Perché l'Italia in realtà riceverà tutta una serie di informazioni che metterà da parte perché non andrà a tassare quei redditi, ma che sostanzialmente potranno essere oggetto di uno scambio di informazioni sulla base delle convenzioni bilaterali tra l'Italia e l'ultimo paese di residenza. Quindi anche questo è un aspetto da valutare. Cioè, in altre parole, bisogna stare attenti che lo scopo di trasferimento, no, in Italia al fine della flat tax in realtà non mascheri una sorta di tentativo di riciclaggio in casa di asset non dichiarati o provenienti da illeciti, no, realizzati in altri stati. Ma per chi tornasse in Italia con questo regime non c'è obbligo di dichiarazione degli asset? No, non c'è né obbligo di dichiarazione, quindi non devono fare l'RU doppio e non devono pagare né IVE né IVAFE su redditi di situati all'estero. Esiste però una sorta di opt-out, cioè se io voglio beneficiare del credito per le imposte sui redditi esteri, posso optare affinché i redditi provenienti da un determinato Stato siano completamente imponibili in Italia. In questo caso avrò diritto al credito per le imposte pagate all'estero. Molto simile a quello che in Svizzera chiamano la globale modificata, no? Che secondo me non sta in piedi per nos, però se lo sono più o meno inventati dicendo: tassando i redditi di fonte italiana, con le autorità svizzere possono emettere un certificato di residenza fiscale ai fini della convenzione. C'è un'altra eccezione riguardo alla esenzione completa dei redditi di fonte estera, che riguarda la cessione di partecipazioni qualificate. Per qualificate si intende più del 20%
1% o del 2% se si tratta di società quotate, realizzate nei primi 5 anni, no? Ovvio, questo anche qua lo scopo è quello di evitare un utilizzo veramente abusivo della norma, cioè vengo in Italia, svuoto, vendo tutta la mia partecipazione, incasso, non pago niente qua, non pago niente, cioè pago 100.000 euro, così e me ne sto in Italia. Tra l'altro questa norma più o meno è un po' copiata da quello che c'è scritto nella convenzione Italia-UK, no? Tutti gli italiani che vanno a Londra e viceversa, cioè UK e viceversa, continuano a essere tassabili sui capital gain realizzati di 5 anni. Il sesto anno lo faccio. Sì, sì, devono starmi 5 anni fermi. Sì, sì. Oppure in Italia posso sfruttare, se proprio voglio, la rivalutazione della partecipazione. Mi costa l'8%, cioè, ogni anno più o meno la riaprono. No? Sì. Quindi se ho fretta di vendere, non so, c'ho il fondo di prelevamenti che mi dice non posso aspettare 5 anni, vendo subito, pago l'8%, se no me lo tengo, me la tengo lì. 5 anni sono. Sì, specialmente se si tratta, non so, di una holding di famiglia, una holding di partecipazioni, tipicamente è difficile che io venda la Sobarfus in borghese, no? Vendo le partecipate sotto, no? E beh, eventualmente mi distribuisco un dividendo esente in Italia. Quello che dicevo prima, c'è la possibilità di fare una sorta di cherry picking, quindi decido quali sono gli stati, i redditi, no, derivanti dagli stati che decido di assoggettare interamente a tassazione d'Italia. Tipicamente questa opzione è direi interessante per i redditi immobiliari, che non so, ho la casa in Engadina affittata, no, lo Stato svizzero mi fa pagare le tasse sul reddito da locazione, a questo punto magari mi conviene dichiarare il reddito in Italia e prendermi il credito per le imposte. Le imposte pagate all'estero. Ecco quello che si diceva prima, non ci sono obblighi di monitoraggio fiscale, quindi il contribuente paghi 100.000 euro e non devi pagare assolutamente nulla, e probabilmente in apertura non sono previste imposte di successione e donazione sui beni situati all'estero. Ovviamente dipende da dove sono localizzati questi beni, perché se ho, so, per esempio, azioni di una società americana, è evidente che in Italia non pagano niente, però il fisco americano porta via il 40%, no? Lo stesso vale per, non so, gli immobili situati in stati esteri. Adesso queste sono cose un po' più burocratiche. L'opzione decade se non pago i 100.000 euro, se mi trasferisco in un altro stato, e in tutte queste ipotesi normalmente io non posso rinnovare l'opzione, cioè una volta che io entro in questo regime e o ho esaurito i 15 anni o perdo il diritto a rientrare nel regime, non la posso più ripresentare, quindi è solamente one off come opzione, no? Però Luca, scusami, quello che hai fatto nel periodo invece rimane, no, cioè, se hai fatto delle donazioni nei primi 3 anni e poi torni ad essere residente estero, assolutamente vale, però poi non posso far passare ad esempio altre 9 anni e dire lo faccio un'altra volta, no, l'hai fatto una volta, non lo puoi più fare sostanzialmente. Ma non c'era la necessità di essere residente per 9 anni? Indietro, 9 anni su 10. Ah, uno può farlo per 3 anni e poi... Cioè io posso, no, devo verificare di non essere stato residente, diciamo, nei 10 anni precedenti, poi l'opzione io la posso mantenere per i successivi 15 anni, ma di anni, però posso stare 5 anni in Italia e poi andare. Ah, okay. Cioè, il famoso sesto anno svuoto tutto, vendo tutto e poi me ne ritorno all'estero. Devo anche sempre verificare quali sono i termini di prescrizione e di decadenza, magari nello stato in cui non mi sono proprio comportato in maniera completamente trasparente, no? Nel ministro esercito l'opzione non ho obblighi di stare in Italia, no, per 20 giorni, no, no, no. Poi vediamo, questo secondo me è uno dei temi fondamentali. Lato Italia no, non è un problema italiano, è sempre un problema estero, perché se sto in Italia 20 giorni all'anno, ci faccio un po' di vacanze e
ne sto 200 negli Stati Uniti, ho un problema. Se sto la maggior parte del mio tempo sto in un altro stato dove magari in precedenza ero residente, dove ho mantenuto l'immobile, dove ho mantenuto le relazioni, specularmente l'altro stato, come abbiamo visto nella checklist, tenterà di contestarmi in qualche modo il mantenimento della residenza, la fittizietà del trasferimento in Italia. Ecco, l'altra cosa interessante, la forma anche qua di economia familiare, quindi se io sono ricco e mia moglie è ricca, sostanzialmente ci possiamo trasferire in due in Italia, ma non pagheremo 200.000 euro, ma bensì solo 125.000 euro. Quindi questo è interessante perché, considerata l'assenza di imposte di donazione e successione, io posso usare questa norma per fare delle mie sistemazioni patrimoniali, no? Distribuisco i miei figli, ai nipoti, tutti i residenti all'estero. Anche loro, se mi seguono, vengono con me in Italia, possono beneficiare dello stesso mio regime pagando un quarto di quello che pago io. Quindi anche questo, devo dire, è pensata bene, no? Proprio per queste situazioni. Ecco, i familiari sostanzialmente seguono un binario indipendente per certi versi, nel senso che loro possono o meno decidere di esercitare l'opzione, però se decidono di esercitarla, e io in Italia con questo regime ci sono già da 5 anni, il familiare parte con me, quindi si è perso 5 anni di regime, non è che il familiare parte e ricomincia da zero per i prossimi 15 anni, quindi diciamo il periodo complessivo di 15 anni è totale, capofamiglia e scusi, il 12° anno voglio prestare sistema in Italia e comincio a pagare tasse quotidiane. E comincerò a pagare tutte le imposte sulle reti di fonte, anche sulle reti di fonte estera, dovrò fare RW, pagare IVI e i VAF, eccetera, eccetera. Allora, è vero, però tenga presente che io in mano comunque, allora c'è una legge, ho in mano un interpello. Però sono tutta una serie teoricamente di retroattività, no? Potrebbe cambiare per il futuro, ma per chi ne ha già usufruito in realtà fare un cambiamento per il futuro intendo per chi un domani volesse decidere di farlo, ma per chi lo ha già fatto, teoricamente si è aggiudicato a 12 anni, il cambiamento non dovrebbe. No, non è retroattivo, nel senso che possono cambiare la norma, quindi a questo punto il nostro russo in Italia, se portate i figli, la famiglia che ha comprato il villone a Forte dei Marmi, che ha fatto degli investimenti in Italia, perché poi secondo me è tutto l'indotto che potenzialmente creano queste persone, cioè sono persone ricche che vengono a spendere in Italia. Quindi solo di IVA, ogni volta che vanno al ristorante, ai bagni, che comprano un autoveicolo, così, è tutto un indotto, sicuramente che non avrebbe portato nessun gettito in assenza di questa norma. Sì, però non è caso, però è caso l'occasione. No. Allora, se sono cittadini comunitari, non c'è nessun tema di residenza, no? Quindi ci potrà essere magari in futuro, dopo Brexit, così, però c'è la libera circolazione delle persone, così. Se sono extracomunitari hanno bisogno di un permesso, di un visto d'ingresso, di un permesso di soggiorno. In realtà la norma, questa legge, prevede delle agevolazioni su visti d'ingresso e su permessi di residenza per i soggetti che fanno ruling. E quindi fanno ruling, ottengono risposta positiva, manca ancora un provvedimento attuativo in materia di immigrazione, però la norma prevede proprio che godano di agevolazione. In realtà non sarebbe stato neanche necessario modificare il testo unico sull'immigrazione, perché già prevede un visto che si chiama visto per residenza elettiva, che è proprio il visto per ricchi. Se io vado, se sono residente in Russia,
vado al consolato italiano, gli faccio vedere che sul conto ho 1 milione di euro, perché stiamo parlando di cifre grosso modo 500.000-1 milione di euro, e dico che voglio venire in Italia e ho un contratto di locazione, ho acquistato un immobile, mi stiamo dando. C'è già previsto oggi. Sì, sì, basta la locazione. C'è un'altra tipologia di visto che è l'investor visa che hanno introdotto, per il quale manca il provvedimento attuativo, che è quello che prevede l'ottenimento del visto se investo almeno 500.000 euro in una startup innovativa, se investo almeno 2 milioni di euro in società, in titoli di Stato, eccetera, eccetera. No? Quindi è una sorta di golden visa, abbiamo copiato il golden visa che hanno in altri paesi per chi se lo compra sostanzialmente, no? Ho fatto Malta, ho fatto... ma c'è anche negli Stati Uniti, eh? Negli Stati Uniti si faccio un investimento, il visto non lo danno. Dipende da dove arrivo. No, vabbè, ho fatto un Trump, se pago mi danno tutti. Volevo tornare sulla domanda, forse più semplice di rispondere, e qui fanno tutti quelli che guardano questa questione, soprattutto gli italiani che guardano questa questione, per tornare da Londra e per il trasferimento di 10 anni fa. Tutti mi chiedono quanto crederci e quando riesce a sbarcare il pericolo politico del paese. Quindi ovviamente da quello che viene tutti in mente è next, il prossimo governo 5 Stelle, Bolsonaro, cioè possibile retroattività del partito, lì c'è una comporta anche una responsabilità familiare, di interessi anche professionali probabilmente della lavoratrice. Quanto si riesce a sbarcare? Cosa ne tutti? Cioè, ci consiglia? Io so che l'attuale governo, Renzi e Gentiloni, ci ha creduto molto, ci crede molto, sta facendo campagna in giro per il mondo, quindi punto molto a questa norma. Poi arrivano i 5 Stelle e vedono in questa normativa una legge fatta solo per i ricchi, no? Lo vedono di eccessiva benevolenza e agevolazione per i ricchi, no? Ne fanno una campagna più che altro ideologica, perché sostanzialmente queste sono soldi che in Italia non arriverebbero mai, no? Scusi, questo aspetto qui adesso stanno uscendo i primi commenti anche accademici importanti di non costituzionalità della norma, che secondo me è un passaggio prima del nuovo governo. Sì, io non vedo profili né di violazione del diritto comunitario né di incostituzionalità, perché adesso se l'incostituzionalità si basa su un principio di capacità contributiva, voglio dire, anche il tassista paga le tasse forfettariamente e io no. Anche la normativa sul rientro dei cervelli prevede delle discriminazioni. La voluzione, voglio dire, è tutta una differenza, a partire ad esempio dalle detrazioni sul lavoro dipendente che non vengono accordate ai lavoratori autonomi, no? Quindi adesso o è tutto anticostituzionale o questa normativa sinceramente non la vedo proprio a rischio. Quindi poi dipende da chi rileva l'eccezione di anticostituzionalità, perché quello è un altro tema. Tenendo presente che normative simili esistono un po' dappertutto, quindi Portogallo, c'è in Spagna, in Belgio hanno normative, cioè quasi tutti i paesi, forse la Germania è l'unico che non ce le ha, quasi tutti i paesi, sia europei che non europei, hanno delle normative che attraggono i lavoratori e gli investimenti esteri. Punto. Questa è una normativa che attrae investimenti dall'estero, quindi di contribuenti che in Italia non sarebbero mai diventati contribuenti. Esatto, tutti non producono reddito in Italia, perché sul reddito italiano le imposte le pagano. Allora, il discorso che io mi pongo sta seguendo dei a casa della vendetta su altri soldi. C'è una persona che la stessa pagando 100.000 euro. Pagando 100.000 non deve dichiarare neanche il reddito da fabbricati a Londra. Diciamo che l'ipotesi potrebbe essere che l'aliquota italiana sul reddito prodotto all'estero in qualche modo, cioè le tasse che pago sul reddito di fonte estera al netto del credito per le imposte pagate all'estero sostanzialmente
mi azzerano la tassazione e unicamente 100.000 euro mi portano alla posizione di vantaggio. Però è solo quello delle reti immobiliari, secondo me. Oppure paesi che magari hanno una ritenuta in uscita su redditi di capitale, faccio un esempio, la Francia mi fa il 25% sui dividendi, la Svizzera mi fa il 35%. No, allora se io ho un dividendo di fonte svizzera, no, per il quale in Italia pagherei, non so, sul 49-70, sulla metà, quindi con la mia aliquota marginale magari pago un 25%, mi conviene forse applicare la convenzione, tassare quel reddito in Italia e recuperarmi parte del credito per le imposte pagate in Svizzera. Che la Svizzera, se non posso applicare la convenzione, non mi rimborsa il 20%, che è la differenza fra l'aliquota interna e l'aliquota convenzionale. Se io posso applicare la convenzione facendo vedere che quel reddito è tassato in Italia, no, per il tema poi delle residenze, allora posso recuperare il credito per imposta pagata all'estero. Recupero il 7,5%, quindi devo fare proprio un calcolino, dire mi conviene pagare le tasse solo nello stato estero, magari con un'aliquota maggiorata perché non mi permettono di beneficiare della convenzione, o mi conviene dichiarare il credito in Italia e prendermi il credito per le imposte pagate all'estero. Però è difficile generalizzare. Il fatto di individuare qualche paese in cui non mi convenga applicare questo regime dipende solo dal fatto della normativa paese estero. Cioè, se quel paese comunque mi considera in qualche modo residente nel suo stato, allora tanto vale che io a questo punto paghi le imposte recuperando le imposte per il resto. Per il resto, ipotesi di vantaggio nell'escludere le 100.000 quando il paese. No, direi no, perché qua arriva una sorta di break even dove allora non mi conviene nemmeno applicare la flat tax. Vai Luca, così, sai che il mio obiettivo era l'aggrettivo, quindi... No, velocissimo, dopo lascio la parola ad Antonello. Il regime cosiddetto impatriati, no? Che l'abbiamo copiato un po' dai francesi, questa è proprio la fotocopia del regime impatrié francese. È una norma nuova, perché l'hanno introdotta di fatto a fine 2015, l'hanno già rimaneggiata tre volte, no? Per dire come cambiano. Quindi questo è il quadro attuale. Cosa prevede? La norma prevede che chi è stato all'estero, quindi chi non è stato residente fiscale italiano per almeno 5 anni e rientra in Italia o entra in Italia per svolgere un'attività di lavoro dipendente, autonomo, di impresa, fatto ormai più qualsiasi attività, per i successivi 5 anni paga le tasse sulla metà del reddito, cioè guadagna 100.000 euro, dichiara 50.000 e paga le tasse su 50.000 euro. No? Questo è un po', cioè, origina dalla famosa normativa sui cervelli, che era una norma lì veramente anticostituzionale, perché lì discriminava in base all'età, cioè tutti i nati dopo il gennaio 69 rientravano quelli prima. Peccato che la normativa che ci portiamo avanti da 6-7 anni, e quelli del gennaio 69 non sono più proprio ragazzini, no? Adesso lo erano 8 anni fa, probabilmente, no? Quindi questa è un po' più, diciamo, democratica, perché si applica a tutti, si applica a prescindere dalla cittadinanza, si applica a prescindere dall'età. La cosa interessante, ecco, le condizioni principali sono due. Quasi bisogna stare in Italia almeno 2 anni, cioè mantenere la residenza in Italia, e qua bisogna effettivamente svolgere prevalentemente l'attività in Italia, cioè non posso dire sono a Londra, prendo la residenza italiana, mi apro un rep office in Italia o la SRL di advisory e poi viaggio in giro per l'Europa, per il mondo, e in Italia non ci sto mai. No, qua il requisito è che devo svolgere prevalentemente l'attività in Italia. Il decreto attuativo dice prevalentemente, vuol dire per la maggior parte del periodo di imposta. E le due non sono sommabili? No,
Esatto, sono alternative, cioè o impatrie o frettarsi, non ne posso, non ne posso accumulare. Allora, cosa? No, la cosa interessante. Quindi no, una cosa, se uno, se una persona appunto, allora rendite finanziarie è facile, ma se uno decide di tenere il proprio patrimonio all'estero, ok, ha una casa all'estero, due case all'estero che affitta, il reddito è tassabile esclusivamente nello stato estero. Con la fretta, con la fretta. No, con questa. No, qua devi riprendere a fare, devi fare l'RW, devi dichiarare sia il patrimonio estero, pagandoci sopra l'IVA. Facciamo un esempio, sì. Uno ha 500.000 di reddito da rendimento in Italia, sì. Quindi si applica il 50%, poi le tasse su 250. Però l'affitto, vabbè, gli eventi finanziari si cumula al 50% del reddito. L'affitto estero si cumula al 50%. Con diritto però al credito per le imposte pagate all'estero. Quindi al 50% del reddito e non. Reddito di lavoro autonomo o dipendente? Sì. 100% del reddito fabbricato. 100.000 di affitto è come se uno pagasse su 350 invece che 600. Esatto, sì, poi quel 100.000 di affitto in realtà. La regola è ancora un'altra, nel senso il reddito da fabbricati situati all'estero viene tassato in Italia nella misura in cui è tassabile nello stato estero. Molto più semplicemente, prendo la dichiarazione, non so, americana, guardo l'ultimo rigo, una volta che ho dedotto depreciation, amortization, i costi, l'idraulico, regola fine, quello che è tassabile negli Stati Uniti lo metto nella dichiarazione reddito italiana. E normalmente è molto più vantaggioso perché mentre in Italia se ho un immobile come persona fisica che do in affitto non mi deduco nulla, pago le tasse sul 95% del reddito, salvo che opti per la cedolare secca, perché lì pago su tutto e non mi posso dedurre nessuna spesa, neanche l'invecchiamento dell'immobile. Io dopo 20 anni dovrò ristrutturare, cambiare, così, no? In Italia non viene riconosciuto. Se io faccio lo stesso tipologia di investimento, non so, in Francia, in Inghilterra o negli Stati Uniti, in altri paesi, quasi tutti permettono più o meno la deducibilità di costi dell'immobile. E quindi l'imponibile fiscale è molto più basso di quello che sarebbe l'analogo investimento in Italia. No? Vabbè, una normativa un po' stupida perché tutti gli italiani che nel corso degli anni hanno comprato casa in Francia col mutuo, tipico Pierre Vacances con la gestione, così lo facevano anche perché era molto più efficiente dal punto di vista fiscale, no, oltre al fatto che magari non lo compravano con soldi non dichiarati in Italia, proprio perché in Italia il reddito immobiliare, il reddito da fabbricato era molto più basso. Quindi la cosa interessante di questo regime impatriati è che l'hanno rimaneggiato un paio di volte. A regime, ho cercato di fare un po' una tabella, una matrice, sostanzialmente è applicabile questa normativa a chi ha laurea o è andato a studiare all'estero, ma è stato fuori solo 24 mesi. Quindi mentre la norma principale prevede i 5 anni, per chi ha la laurea o ha lavorato all'estero almeno 24 mesi, quindi è tipico il caso dell'italiano che non si è neanche cancellato dall'anagrafe, ha mantenuto la residenza fiscale italiana, è andato a lavorare 2 anni a Londra e adesso rientra, lui può beneficiare di questo regime. L'importante è che abbia la laurea, tra l'altro neanche magistrale, basta la laurea triennale. Quindi l'hanno ampliato ulteriormente. Solo che non tutti sanno questa cosa qua di 24 mesi, sì, perché di fatto è una novità un po' di quest'anno e del provvedimento di giugno dell'anno scorso. Quindi gli unici soggetti che praticamente necessitano della residenza estera per i 5 anni sono i soggetti che non hanno la laurea o che non hanno lavorato all'estero dei 24 mesi.
e questo è molto interessante. Infatti noi stiamo facendo adesso un interpello per un cliente che in realtà ha inviato, ha distaccato il proprio dirigente presso l'headquarter in Francia, che è stato lì 3 anni e adesso sta rientrando, perché in realtà lui integra tutti i requisiti, ha lavorato più di 24 mesi, non ha mai cessato la residenza fiscale italiana, non è un requisito per l'applicazione di questa normativa, e adesso rientrando in Italia per 5 anni paga la metà delle tasse, tra l'altro dal 2016, quindi in realtà se ci fossero dei soggetti, no, che già verificano questa situazione nel 2016, si può recuperare in sede di dichiarazione dei redditi. Okay. E se inizia dal 2018? Niente, inizia dal 2018. Se non viene dal 2018. Lascio la parola al mio collega. Grazie Luca. Presidenza. Okay. Però sono dipendente dal stipendio già post tax, poi bisogna fare molto la dichiarazione storica per l'imposta per il resto. No, per ottenere la deduzione del 50%, beh, se uno è pagato da un datore di lavoro italiano, fa un'autocertificazione al datore di lavoro chiedendo di pagare, di applicare le ritenute sulla metà del reddito, o se no, in tutti gli altri casi, può recuperare in sede di dichiarazione dei redditi. Però ovviamente se il datore di lavoro in Italia non fa la ritenuta sul 100% del reddito, conviene fare istanza di rimborso, perché o altri redditi che permettono di recuperare il posto versato in eccesso, o continuerò ad andare a credito, cioè andare ancora più con soldi. Vediamo l'aggressività degli stati esteri, quindi adesso. Sarò brevissimo, anche perché mi sembra che abbiamo superato i termini. Volevo solo ricordarvi qual è la norma che regola la residenza fiscale italiana e quindi per converso la residenza fiscale di altro Stato, perché la normativa che ci è stata illustrata prima presuppone il trasferimento di residenza, quindi io devo avere la residenza di un altro Stato e prenderla sostanzialmente in Italia. La norma interna italiana prevede alternativamente 3 requisiti perché io possa essere considerato residente fiscale in Italia, che sono per la maggior parte del periodo di imposta o l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente o la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio ai sensi del codice civile. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente è un requisito formale molto semplice, diciamo così, basta che io vada in comune e mi iscriva nella popolazione dei residenti oppure mi cancelli dall'AIRS se sono italiano che era andato all'estero. È però una presunzione assoluta, nel senso che se per caso mi dimentico, dimostrare che comunque io ero residente fiscale in Italia è molto, non ero residente fiscale in Italia è quasi impossibile. Le altre 2 condizioni che sono alternative sono la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile. La residenza di fatto è la volontà oggettiva o soggettiva di permanere in Italia, mentre quindi sostanzialmente avere un'abitazione e la volontà di rimanere, mentre il domicilio è il centro dei miei affari o il centro dei miei affetti sostanzialmente. Se dovessi avere una situazione in cui ho il centro degli affari in un paese e il centro degli affetti nell'altro paese, si apre una discussione infinita, diciamo così, che la Corte di Giustizia Europea ha detto che tra i due dovrebbe prevalere il centro degli affetti, però su questo in realtà non sempre si è poi allineata. Questi concetti sono di fondamentale importanza per un soggetto italiano che decide di trasferirsi all'estero, perché deve capire a quali condizioni il fisco italiano non lo considererà più un residente fiscale in Italia. Cioè non basta iscriversi all'AIRE per essere residente fiscale all'estero. Qualora il fisco italiano dovesse dimostrare che io ho mantenuto il centro dei miei affari in Italia, il centro dei miei affetti in Italia, comunque mi considererebbe residente fiscale in Italia. Al contrario, evidentemente, voglio dire, è molto semplice al contrario dimostrare la residenza fiscale in Italia ai fini di questa normativa, perché basta che io mi iscriva all'anagrafe della popolazione residente prima del 30 di giugno e per il fisco italiano io sono considerato residente fiscale in Italia.
una parentesi, questo visto che tutti più o meno avrete a che fare con lo scambio di informazioni, il famoso CRS, questo è il principale buco di tutta quella normativa che costa gli intermediari billion a livello mondiale, perché se io voglio nascondere, sono il francese, ho i soldi in Svizzera che voglio nascondere, io mi scrivo all'anagrafe di Milano, prendo la parte Aventino, mi scrivo all'anagrafe, vado da sotto casa, apro un conto Fineco, Fineco mi chiederà il codice fiscale, che dico che gli apro io, il certificato di residenza anagrafica, fa un po' di checklist antiriciclaggio, così ti apro il conto, dopodiché sul conto trasferisco un po' alla volta tutti i miei asset svizzeri di altri paesi, e a questo punto la banca italiana non scaverà più niente, molto semplice. Perché? Perché mi considera un italiano residente in Italia con un conto in Italia. Quindi questo fa parte anche un po' della competizione fiscale sul CRS che fanno paesi, non so, Bulgaria, solito Romania, così, che quindi concedono residenze facili, e ci sono banche che magari di compliance non sono così sofisticate, no? Noi siamo uccisi dalle normative in Italia, in altri paesi la stessa normativa viene interpretata in modo molto più, più soft. Scusa il sistema. Quindi per una volta diciamo così, la normativa molto stringente italiana ai fini di questa cosa agevola, perché per me è semplicissimo davanti al fisco italiano dire che sono residente fiscale in Italia. Dov'è il problema? Il problema è che al contrario nel paese da cui io provengo e da cui dovrei lasciare la residenza, Bisogna andare ad analizzare quelle che sono le normative di quel paese per capire se una semplice iscrizione all'AIRE italiano, pur rimanendo con il centro degli affari, il centro degli affetti nel paese di origine, mi considera un residente. È facile pensare che in situazioni del genere il paese estero mi possa continuare a considerare residente nel suo stato. E a quel punto allora interviene quello che è interviene i trattati OCSE, quindi la Convenzione contro le doppie imposizioni, che fissa all'articolo 4 i criteri per evitare che lo stesso soggetto sia considerato dai due paesi residenti in entrambi i paesi. Quindi nella presunzione, nell'assunzione in cui io sono considerato residente fiscale in Italia perché mi sono iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, al paese di origine mi considera residente fiscale nel proprio paese perché ho mantenuto lì il centro degli affari, il centro degli affetti, interviene la convenzione che mi detta quelle che dovrebbero essere le regole per dirimere questo conflitto, diciamo così, di dual residence. E i criteri sono nell'ordine, sono sostanzialmente questi, cioè la convenzione dice andiamo a vedere dove la persona ha un'abitazione permanente. Se la persona ha un'abitazione permanente solo in uno di questi due stati, automaticamente il paese che deve essere considerato di residenza deve essere quello in cui c'è l'abitazione. Permanente non significa di proprietà. No, permanente vuol dire che io ho un luogo dove posso andare. Ho un contratto d'affitto, ma anche una stanza incomodata all'interno dell'abitazione di un mio familiare, anche quella è comunque un'abitazione, purché ci sia il carattere della stabilità. Se io dovessi avere un'abitazione permanente in tutti e due i luoghi, oppure non dovessi averla in nessuno dei due, il secondo criterio è quello degli interessi vitali, quindi andiamo a vedere sostanzialmente dove la persona ha il centro degli interessi. In terzo luogo c'è il luogo di soggiorno abituale, quindi dove io effettivamente sto, e in ultimo c'è la nazionalità, e quindi va a vedere se io sostanzialmente ho la cittadinanza italiana, svizzera o di tutti e due. In quest'ultimo caso, in cui dovesse avere addirittura la nazionalità di due stati, è necessario per dirimere il conflitto ricorrere a una procedura di interruzione. Perché abbiamo fatto questa piccola digressione? Perché sostanzialmente nel caso in cui
io avessi questo problema di doppia residenza dovrei invocare la convenzione. Attenzione però che per invocare la convenzione io devo essere considerato ai fini della convenzione stessa residente in uno dei due paesi. Potrebbe succedere, come c'è il rischio che succeda con un paese, con la Svizzera ad esempio, che la convenzione sostanzialmente non consideri residente fiscale in Italia una persona che tassa sostanzialmente i redditi italiani ma non tassa i redditi esteri, cioè soggetto limitatamente a tassazione solo per i redditi prodotti localmente, no? Quindi non c'è un concetto di tassazione worldwide. Allora, in quel caso semplicemente l'altro stato dice la convenzione non è non si applica e quindi le tie-break rule, esatto, non sono applicate. Quindi nel caso dei cittadini svizzeri di Basilea, cioè, il consiglio principale prima di tutto è che loro siano in condizioni di essere considerati non residenti in Svizzera sulla base della norma interna svizzera. Quindi, in altre parole, devono liberarsi di un po' di investimenti, non devono avere un'abitazione a disposizione, stanno a casa loro, la fitta, non devono avere così, cioè loro dovrebbero essere in condizione di potersi qualificare non residenti solo sulla base delle norme interne del paese di ex residenza, proprio per evitare A, di dover invocare la convenzione e B, il rischio che poi mi dicano che la convenzione non è applicabile perché ti dico in Italia tu paghi le tasse solo sui redditi di fonte italiana, mentre su quelli di fonte estera paghi 100.000 euro. No? Questo è il motivo anche dell'opt-out. Allora a quel punto io potrei dire sui redditi di fonte svizzera decidi di pagare tutte le tasse. Escludo, cioè non faccio l'opzione sulla Svizzera. Che è la globale modificata svizzera vista al contrario. Volendo riepilogare la Svizzera viene attrae. Esatto, volendo riepilogare, se io non ho problemi in base al paese da dove provengo, se non ho un problema sostanzialmente di non applicabilità della convenzione, allora io sono tranquillo, posso andare in Italia, prendermi la mia residenza fiscale italiana, disinteressarmi del mio paese di provenienza e poi applicare la convenzione e quindi sia decidere la residenza italiana sia ridurre eventuali ritenute in uscita sui miei redditi di fonte estera. Nel caso in cui invece il paese nello specifico prevedesse una limitazione tale per cui mi dice che a determinate condizioni la convenzione non si applica, a questo punto io non potrei applicare il tie-break rule e allora mi devo assicurare che anche sulla base del diritto interno del paese di provenienza io non sia considerato un non residente a seguito della modifica, quindi perdere, non so, l'abitazione piuttosto che portare la famiglia, piuttosto che la permanenza di 183 giorni, insomma, da valutare. Il caso di te, cioè, perché dove capita, cioè, quindi, classico... Nel caso di UK? UK però adesso dipende se sono di domicile o sono cittadini inglese, o sono un don, cioè se sono un don, tipicamente il fisco inglese non avrà molto interesse, no, a contestare una residenza fiscale. Mantenimento della residenza fiscale inglese, salvo che io sia arrivato vicino, non so, ai 7 anni, che lo faccio per non pagare l'equivalente tassa inglese. Ah, ma che studente non è quello che c'è fuori, no? No, lo so, però se io faccio un esempio banale, no? Se io sono dipendente di un datore di lavoro inglese, no, e dico, mi porto la famiglia in Italia, me ne vengo in Italia e poi dal lunedì venerdì lavoro a Londra, la sabato e la domenica sto in Italia, allora sicuramente avrò l'effetto, posso beneficiare della flat tax, pago le tasse sui redditi UK, ma corro anche il rischio che il fisco inglese mi dica in qualche modo che ho mantenuto dei legami così forti, no? No, per i quali non ho cessato la residenza. Se questa operazione la faccio magari in prossimità di diventare
Team Domicile inglese, è una situazione che farei analizzare attentamente, no? Proprio perché se vado via con l'elastico, in altre parole, rischio poi un boomerang lato UK. Premesso appunto UK, cioè perché non domi UK come quelli che sono attualmente in Svizzera col regime da globalisti, sono i soggetti idealmente interessati a queste normative, perché di fatto vengono da paesi dove nella sostanza applicano la flat tax. Cioè, poi in Svizzera è basata sul dispendio, cioè sul mio tenore di vita, in UK sui redditi diciamo esteri pago l'imposta fredda anche lì, quindi più o meno non dovrebbero essere oggetto di particolari critiche sotto il profilo della residenza. Va bene, ecco, ultima cosa, ai fini, evidentemente ai fini della valutazione di beneficiare di questa norma va fatto un minimo di pianificazione, nel senso che i 100.000 euro che pago in Italia più la ritenuta in uscita che devo pagare su quella tipologia di reddito da quel paese estero devono essere inferiori complessivamente a quello che invece pagherei sostanzialmente esattamente se rimanessi là oppure se venissi in Italia senza il regime di flat tax, più aumenta il reddito di fonte estera, evidentemente più questa convenienza a un certo punto supera il pareggio. C'è un punto che diciamo siamo a pareggio oltre quello più punto evidentemente c'è la convenienza. Sì, perché se guardo solo l'imposta di volo, cioè di VAF, devo avere 50 milioni. Pareggiare 100.000 per pareggiare. Però certamente la normativa che interessa magari i patrimoni superiori ai 10-20 milioni. Non so se c'era un'altra domanda, lo facciamo con un bicchiere. Insomma, la soglia è quella, non è che devo stare lì. Se uno è stato integra i requisiti a un interessante patrimonio estero, vive in Italia, lavora in Italia, oltre 100.000 di flat tax pagherà le tasse ordinarie sui redditi da lavoro italiano. No, per quello dicevo in apertura che è una norma che non agevola direi particolarmente gli intermediari finanziari italiani, perché se chi rientra nella flat tax mi trasferisce i suoi 100 milioni in Italia e li mette nel circuito degli intermediari italiani, no, paga tutto, paga il capital gain, paga l'imposta di bollo, così, no? No, tanto è vero che all'epoca avevamo suggerito di creare una sorta di conti non residenti per chi rientrava in questo regime, cioè ti facevi portare i soldi in Italia, tanto portali in Italia, che te li gestisco io e ti assicuro lo stesso regime dei soldi tenuti all'estero. Invece in questa situazione, vuol dire, la prospettiva è quella dell'intermediario italiano che fa magari advisory, che fa consulenza sul... i soldi rimangono fuori, oppure chi ha ramificazione all'estero e quindi in qualche modo riesce a dire portali sulla mia banca in Germania, no, un altro paese, e poi dall'Italia la relazione te la tengo io. Quindi questa non è una pensata, secondo me, gli è sfuggito, mettiamola così. Comunque, a differenza ad esempio del regime inglese, io posso comunque rimpatriare il reddito. Ecco, sì, non ho remittance. No, remittance. Posso decidere di rimpatriarlo senza soggettare. In case io sono un non dom che produco un reddito all'estero, semplificando, se io rimpatrio, faccio le rimesse dall'estero su UK, gli UK mi considerano ogni rimessa come se fosse reddito. Fanno pagare. Invece in Italia questo problema non c'è. Però quella degli intermediari secondo me è un po' una dimenticanza, perché hanno voluto copiare un po' il sistema inglese, ma il sistema inglese, cioè il sistema di industria finanziaria inglese è diversa, perché io il conto da expat a Jersey lo apro a Londra, cioè la stessa banca, la Barclays, la Lloyd, sono a Londra, ma hanno la ramificazione, chiamiamola offshore. Qua in Italia il sistema non è uguale, non è che io apro il conto qua
no, di quello che è il beneficio della flat tax e automaticamente vi crea un rapporto offshore, no? Perché non ho, in Italia non ha mai avuto un offshore. Che ce l'ha. Anche prevedendo non avrei immaginato un grande successo. No, beh, che possa. Le condizioni del sistema bancario e da quella amicizia del paese. Però esistono, esistono le SIM, esistono le SGR, esistono le banche sane. Adesso noi pensiamo magari alle Venete, alle BPS, e a qualche popolare che non naviga. No, facciamo il prelievo a vi portiamo, grazie Luca Antonello, vi portiamo. Grazie.